Oggi vi spiego tutto sul firmware dello Xiaomi M365, come fare a cambiarli, passare da uno all'altro, ritornare alla versione originale e addirittura anche come creare un firmware personalizzato per le vostre esigenze. Ciao a tutti da Fabrizio, bentornati come al solito qua sul canale. Nuovo video sullo Xiaomi M365 che ho riparato, quindi sta funzionando tutto di nuovo correttamente. Se lo volete sapere, ho scritto a Xiaomi, sia Xiaomi Spagna che Xiaomi Italia, per sapere se hanno, una nota ufficiale riguardo il problema del bulloncino qui, e vediamo che cosa mi risponderanno, se mi risponderanno. Detto questo, il mio monopattino ha la versione russa del firmware, quindi modificato per andare bello il più veloce possibile. Però, siccome è da poco uscito un nuovo sistema per aggiornarlo, ho pensato bene di fare un video per spiegarvi tutti i vari firmware differenti, le varie caratteristiche, come personalizzarli, eccetera, eccetera. Per fare questo, andiamo a resettare il mio monopattino, rimettergli il firmware di fabbrica, così intanto vedrete anche come si fa, e poi procediamo nelle varie personalizzazioni. Innanzitutto, apriamo l'applicazione di Xiaomi, accendiamo il monopattino ovviamente e andiamo a connetterlo con l'applicazione stessa. Qui, come al solito, non è velocissima questa applicazione. Comunque, attendiamo un momento. Benissimo, qui dovrebbe dirmi, ecco che c'è un aggiornamento firmware. Diciamogli di aggiornarlo. Disponibile la nuova versione, va bene. Lui la sta scaricando. Dovrebbe essere anche abbastanza veloce perché qui io sono sotto una fibra ottica. Lo lasciamo lavorare, non dovrebbe comunque volerci moltissimo, sarà giusto 1 minuto o 2. Dovete sapere che mi sono deciso a fare questo video anche perché le ultime versioni del firmware ufficiale di casa Xiaomi sono più incasinate da modificare, perché sono state criptate e quindi richiede che anche il firmware modificato sia criptato, che ci sia una chiave, insomma, è un po' più complicato. Per questo, secondo me, adesso che è uscita l'applicazione, che tra poco vi faccio vedere, aggiornata, insomma, è meglio avere un'informazione, definitiva da qui in avanti, da qui per il futuro, perché non dovrebbero esserci anche per il futuro più problemi. L'aggiornamento del firmware è completato. Vediamo se possiamo riconnetterci, se dobbiamo riavviarlo. Lui è ancora acceso. Adesso, come potete immaginare, il monopattino è stato resettato al firmware di fabbrica, ok? Quindi, qualora voi vogliate tornare al firmware di fabbrica anche da un firmware custom, potete fare così, non c'è nessun problema. Adesso dobbiamo chiudere l'applicazione Mi Home e aprire questa applicazione che vi faccio vedere qui, che si chiama M365 Downg. Vi lascio ovviamente il link in descrizione, c'è comunque sul Play Store, quindi nessun problema. Proviamo a connetterci. Ok, dobbiamo ovviamente selezionare lo scooter tra i dispositivi, presenti nel Bluetooth, e qui ci dice: attenzione, la versione corrente, se vedete DRV 142, quindi 1.4.2, BMS, il Battery Manage Service, una cosa del genere, Battery Management System, e la versione 1.1.5, BLE, non so neanche cosa sia, comunque 7.2, non ci preoccupiamo. Notate questa cosa qui, ci dice Encoded File Needed, vuol dire che il firmware che dovremmo caricare qui sopra deve essere di quelli criptati, proprio perché siamo sulla versione 1.4.2, quindi bla 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 bla. Allora, prima di poter aprire un firmware e poterlo flashare, quindi Open Bin e Flash Bin, dobbiamo ovviamente scaricarlo e generarlo. Per fare questo, io apro questo sito qui, che ovviamente di nuovo vi lascio in descrizione, e da qui potremo direttamente generare un firmware basato su qualsiasi versione di quello originale, che viene appunto utilizzato come base per poi applicare delle piccole patch, e con dei preset, ma comunque anche tutti i parametri completamente personalizzabili. E ora ve li spiego. Innanzitutto, i preset sono ovviamente default, quindi di fabbrica, che come potete vedere non personalizza nessun parametro. Ora poi vi spiego anche i parametri. Main, che è ovviamente la configurazione che ha fatto questo tizio, che ha fatto anche il sito, a noi non interessa. La CFW è molto importante perché il firmware è russo, in modalità cosiddetta weak, ovvero un pochettino meno forte, no? Weak vuol dire debole in inglese, che è quella che piace di più a me. Rohrerplausch dovrebbe essere un firmware tedesco, non lo so, non l'ho mai provato e non mi interessa. DYOC è un firmware spagnolo, io l'ho provato, non è male, è un pochettino più conservativo rispetto al russo, quindi vi può dare meno problemi,
però è anche ovviamente performante. Innanzitutto, ragazzi, disclaimer: io non è che mi posso prendere la responsabilità per se cambiando il firmware del monopattino, ve lo friggete. Quindi ognuno purtroppo deve fare qui le cose sotto la sua piena responsabilità. Se non sapete cosa state facendo, forse è meglio che non lo facciate. Se non siete, diciamo, sicuri alla guida del monopattino, altrettanto, perché è meglio andare in sicurezza che fare stupidaggini. Quindi attenzione a quello che si fa. Ora vi spiego i parametri. Intanto clicchiamo il firmware russo, che è appunto quello che mi piace di più. I vari parametri sono questi: base version of your firmware, vuol dire che lui partirà dal firmware diciamo di default per appunto applicare queste patch. Io voglio selezionare la 1.4.3, che è la più aggiornata. Qui ci dice che sopra la 1.40, diciamo che ci darà un'esperienza di guida un po' più smooth, un po' più morbida, un po' più tranquilla, ma a me va bene. Tanti preferiscono la 1.3.8, infatti qui la segna come raccomandata. A me non interessa in questo caso, voglio provare la 1.4.3. Il secondo parametro, Cares Mean Speed, è la velocità oltre cui, o meglio a cui, anche se non state utilizzando il motore, il sistema comincerà a frenare per recuperare energia. Quando succede questa casistica? Quando state andando in discesa. Il firmware russo qui configura oltre i 45 km orari, quindi diciamo in discesa se siete lanciati io comincio a frenare. A me questo parametro sembra un po' alto, io gli metto 35, perché già se andiamo oltre 35 km orari è meglio, insomma, rallentare. Velocità massima, secondo parametro, anzi in questo caso terzo parametro, velocità massima nella modalità normale. Vuol dire, le modalità sono due, eco e normale. La modalità normale è quella che vi dà più performance, mentre la eco è quella che vi dà più range. Ma se siete su questo video probabilmente già sapete la differenza tra le due modalità. Quindi massima velocità 45 km orari, diciamo che è abbastanza inutile, perché comunque fisicamente oltre i 30-32 km orari questo motore non riesce a spingervi, quindi è abbastanza indifferente. Possiamo mettere magari 30, giusto per essere così più un pochettino più conservativi, ma anche per essere sicuri che non andremo mai troppo veloce. E comunque appunto oltre i 35 interverrà quel parametro sopra, quindi il CAS, che comunque farà frenare il sistema. Massima velocità in modalità eco, diciamo che a me non interessa molto perché non la uso mai, mettiamola a 25 km orari se vogliamo andare un pochettino più tranquilli. Parametro interessante, motor start speed, vuol dire a quale velocità dovete spingere il monopattino per far sì che una volta poi spinta la manetta il motore effettivamente cominci a girare. In questo caso è settata a 1.45, vuol dire che dobbiamo dargli un piccolo colpettino di piede e poi possiamo già accelerare, perché sapete, se vi ricordate, che il valore di default è 5 km orari, quindi vuol dire che di default col firmware di fabbrica dovete andare a 5 km orari prima di poter accelerare. In questo caso io lo abbasso perché è molto più comodo poter partire quasi da fermi. Motor power constant, molto importante. Molto importanti perché regola in pratica la corrente. Ora spero di non dire una stupidaggine, che queste cose di elettricità io non sono molto ferrato. Regola la corrente che viene erogata al motore. Più questo valore è basso, più corrente viene erogata al motore, più possibilmente lo potete surriscaldare la batteria, spaccare tutto. Quindi il valore di default lo vedete, 51.000. Il valore della DYOC, quindi il film spagnolo, è molto conservativo, quindi sicuramente consigliato se siete alle prime armi, se non volete rischiare di fare danni o comunque rischiare il meno possibile di danneggiare il monopattino. Come vedete è 40.165. Il WIC invece, il firmware russo WIC, è molto esagerato, 27.000. qui sopra, come potete leggere, c'è scritto state sopra i 32.000. io comunque col firmware russo sempre WIC non ho mai avuto problemi, però diciamo che in questo caso mi sento di ascoltare il loro consiglio e mettere 32.000. cruise control delay vuol dire che sapete che il monopattino è il cruise control, vuol dire che se voi andate alla stessa velocità per tot secondi, poi dopo lui continua anche se voi lasciate la manetta dell'acceleratore. A me questa modalità non piace perché la ritengo pericolosa, quindi non configuro per nulla questo sistema.
In questo caso, questo parametro che vediamo qui su questo sito sarebbe solo appunto il delay oltre cui entra a funzionare il cruise control, ma comunque bisogna poi abilitarlo dall'app della Xiaomi. Instant Mode Switch serve per poter abilitare il fatto di passare anche mentre si sta guidando tra la modalità normale e la modalità eco. A me diciamo che anche questa cosa non interessa più di tanto, e soprattutto poi quella dopo altrettanto non mi interessa, cioè la possibilità di accenderlo, e tutte le volte che si accende il monopattino parte in modalità eco. Anche qui io la tengo disabilitata perché voglio che parta sempre in modalità normale. Parametro successivo, algoritmo russo dell'accelerazione. Allora, normalmente l'acceleratore funziona in base alla velocità, la modalità standard, ovvero se voi accelerate al 100%, il motore cercherà di portarvi alla velocità massima. Se accelerate al 50%, il motore vi porterà alla metà della velocità massima. Quindi, se diciamo poniamo la velocità massima sia 30 km/h, vi porterà a 15 km/h. Mentre invece questo algoritmo, che viene chiamato algoritmo russo perché è stato diciamo inventato appunto da questi ragazzi che hanno fatto il firmware CFV, funziona in base alla potenza, ovvero se accelerate al 100% darete tutta la potenza, tutta la corrente possibile al motore. Se accelerate al 50% darete la metà della corrente possibile al motore. Diciamo, sono simili ovviamente, probabilmente quello standard è un po' più morbido, quello russo dicono che sia un pochettino più simile all'acceleratore di un'auto, dove effettivamente più acceleriamo più diamo potenza alla macchina, non è che regoliamo in maniera diretta così la velocità. Non so se mi sono spiegato. Parametro successivo, battery voltage limit. Questo serve per chi? Diciamo, non è un problema lasciarlo così modificato oppure deselezionarlo e lasciare il valore standard, perché questo parametro serve per chi modifica la batteria del monopattino e mette magari due batterie in serie, in parallelo, non lo so. Comunque, modificando la batteria si arriva a voltaggi più alti e quindi c'è la necessità di cambiare questo limite, altrimenti il monopattino vi va in errore, no? Quindi rimuovendo questo limite potete appunto taroccare la batteria e il sistema non vi va in errore. Detto questo, io secondo me la modifica della batteria è un po' estrema, io la lascerei perdere. Remove alt speed limit di 35 km/h vuol dire che rimuove proprio il controllo, c'è un controllo nel firmware che dice se si va a più di 35 km/h blocca tutto, rallenta. E entra in funzione ovviamente assieme al discorso del KERS, quindi il primo parametro che abbiamo visto, anzi il secondo. Io anche lì, a me non interessa più di tanto, però se volete proprio modificare il firmware in maniera eccessiva potete anche qui andare a lavorare su questo, su questa configurazione. Gli ultimi due parametri secondo me sono sconsigliati da toccare, sono relativi al fatto la velocità di trasmissione tra le schede interne, battery charging dovrebbe essere il fatto che se avete più batterie una non carichi l'altra, insomma lasciate perdere, non modificate le batterie che sono solo più un casino che altro. Dopodiché cosa dovete fare? Abbiamo visto tutti i parametri, allora andiamo a generare questo firmware. Dovete dire sono responsabile per quello che faccio, ognuno si prende le sue responsabilità, clicchiamo patch, lui dovrebbe generarci uno zip. Nello zip, questa è la versione appunto aggiornata dell'applicazione e anche del sito, nello zip ci sono, lo lasciamo così, non lo estraiamo, ci sono due versioni del firmware, quella criptata e quella non criptata. Questo servirà all'applicazione 365 DownG per sapere, in base a che firmware avete voi in questo momento sul monopattino, per sapere quale firmware dovergli passare per non finire in un errore e briccarvi il monopattino. Allora, ora che abbiamo generato il nostro firmware, possiamo andare sempre nell'applicazione DownG. Eccoci qua, siamo connessi. Controlliamo sempre la versione prima di tutto, anche perché facendo controllare la versione il software sa appunto quale poi firmware deve passare al monopattino, quindi molto importante. A questo punto facciamo Open Bin e andiamo a selezionare il file che abbiamo appena scaricato. Dovrebbe essere sui download, dove lo troviamo? Qui. Eccolo qua, selezioniamo direttamente lo zip, lui farà tutto, vedete che dice load in zip, file name, bla bla bla, encoded selected, molto importante, appunto deve passargli quello criptato, flash bin. Non perdiamo troppo tempo, sennò poi il Bluetooth si disconnette. Ora ovviamente dobbiamo non spostare il telefono, non allontanarci, non facciamo stupidaggini che poi si disconnette e sarebbe un bel problema. Attendiamo la fine del flash.
Ecco fatto, abbiamo flashato il firmware sul monopattino, si dovrebbe resettare, non si resetta, ci pensiamo noi, facciamo un check version, giusto per... Ah, tra l'altro vedete che ora siamo sulla 143, come si vede qui dal DRV, quindi mentre prima con l'originale eravamo sull'142, quindi comunque il flash ha funzionato e questo è il modo in cui si possono flashare i firmware modificati sul monopattino, come vi ho già detto all'inizio. Se volete tornare indietro potete ripassare dall'applicazione della Mi Home e riflashare appunto direttamente la versione originale. Magari se non ve lo fa flashare, scaricate sempre dal sito che vi ho appena fatto vedere un firmware più vecchio, quindi non so, una 140, una 138, lo flashate sempre con l'applicazione che abbiamo appena visto. Dopodiché ovviamente l'applicazione Xiaomi originale riconoscerà che c'è un aggiornamento, perché riconoscerà una versione più vecchia, vi farà fare l'aggiornamento e voi vi troverete con il monopattino con il firmware di fabbrica. Detto questo, come al solito, se avete ulteriori domande, pareri, qualsiasi cosa, lasciatemi un commento qua sotto. Ci vediamo come al solito presto su un nuovo video. Mi raccomando, un mi piace, iscrivetevi al canale, campanelle, tutte quelle robe lì. Ci vediamo presto, ciao a tutti.